Ah, in quella bottiglia. Dopo dove chi deve portarlo io? Oh, che dobbiamo preparare la pagnottella. La pagnottella seconda. Dobbiamo condire oggi la pagnottella come abbiamo fatto ieri, con aggiunta di qualcosina. Non molto, ci manteniamo, però qualcosa la aggiungiamo. Qualcosina. Allora, seconda ricetta con pagnottella di mezzogiorno. Mezzogiorno. Stavo dicendo pomeridiana, no, mezzogiorno. Allora, pagnottella. Prendiamo una pagnottella, bella, la mettiamo pronta. Ci prepariamo alla conza della pagnottella. Eccolo qua, ci siamo. Allora, al solito, tagliare la pagnottella in due. Stavolta vediamo di fare un taglio in modo da togliere tutta la mollica, perché si sa, in questi tempi che corrono, si deve essere snelli, magri, affusolati, si va per dire, affusolati, no, non come il bilone. Bello, togliamo al solito la mollica in modo da creare il solito fossato di erba. Mettiamo da parte la mollica perché quella poi, se non c'è più fame, la diamo ai cani, se no uno al limite, boh, non si sa mai. Allora, ingredienti, se ricordate come ieri, stesse cose, su per giù di lì, aggiunta di qualche altra cosa. Allora, le acciughine, perché le vuole, ieri ho detto tre, però chiaramente perché ne volesse qualcuno in più, ma dico, non, a seconda dei gusti, oppure se volete, io qua non ce le ho, però qualche olivetta, bello, adesso oggi quattro acciughette, va, sempre fatte con l'olio santo, le prepariamo. Ieri naturalmente ho dimenticato di dirvi che mentre ho mangiato la pagnottella, ogni tanto morsicate l'acciughina, va. Non dico una coppa, però qualche morsichetto. Allora, oggi facciamo una cosa, così viene meno. Sbattuliamo al solito l'olio santo e i peperoncini, così si squagliano. Diamo un piccolo ritocchino al fossato. Va bene così. Mettiamo dentro la solita salsiccia magra, ben tritata una volta sola, in modo che vengano le scagliette belle grosse, e fin qua bene o male siamo, solo che oggi 400 grammi opposto ai 300 grammi, visto che abbiamo abbondato, abbundat, va, abbundat, vero, sa, perché ieri un pochettino ci è rimasto qua la pagnottella, quindi oggi un pochettino aumentiamo la dose, dico va senza limite, che ci possa mettere mezzo chilo, 600 grammi, tanto sempre magre, non è che cambi qualcosa. Allora, al solito un pochettino di sale, ascoltatevi, 50 grammi, però un po' di sale in modo che si senta bello il saporetto, il solito pepe bianco, ma oggi non facciamolo diventare bianco perché così, una piccola aggiunta di pepe, ma pepe bello piccante. Beh, che odore di pepe, bello, si arricchia uno. Ah, va bene così, bagniamo l'altra metà della pagnottella con un goccettino d'olio, bagniamo bene bene tutta la salsiccia, così, ah, bello l'olio santo, lo chiamo santo per chi fa rinvenire pure i morti. Allora, oggi un'aggiunta nuova, cipolla, in questo caso calabrese perché è più dolce, ma che la preferisce quella siciliana che è un pochettino più aspra, va bene pure. Allora, tagliamo su per giù, facciamo in modo che copriamo tutta la pagnottella, facciamo da 4 a 5 fettine, belle, fine, pulite, così si vede, vero? Sì, sì, si vede, si vede. 2. La cipolla naturalmente a seconda dei gusti che la vuole, ma tanto la ricetta è questa, quindi beh, abbiamo fatto un pochettino grossetto la cipolletta, ma è bello, si arricchia così. Chiaramente il formaggio non ne mettiamo oggi perché
questa è tutta la ricetta, non dovremmo mettere altro. Quindi per oggi, togliendo il fatto delle acciughine, sempre messe qua, che uno ogni tanto morde, anzi oggi guarda, ci facciamo tipo un... Sì, sì. Per aprire l'appetito, mordiamo una acciughina, copriamo naturalmente, così. Questa volta conviene schiacciare meglio, in modo che cerchi di combattarsi tutta. Ma qua altro che bomba, che lui... Qua c'è una cosa... Super bomba. La potremmo chiamare quasi, quasi super bombetta, giusto? Allora, io mi preparo. Allora, in questo caso potremmo dire immediatamente preparata e mangiata. Io inizio a mangiare da solito, poi vi lascio. Stavolta non ballo col pane in bocca perché mi sembra un pochettino, eh? Vi lascio alla prossima ricetta, naturalmente. Il mio assistente sì, dice sì, va bene. Alla prossima. Più dalla prossima ricetta poi ci vedremo. Io mordo e vi lascio. Sembra da solito, mi raccomando, c'è i morsettini. Non mangiate troppo velocemente perché si digerisce bene in bocca. Carusi, buonanotte.